Ma buongiorno ragazzuoli! Eh sì, raga, ho un nuovo vestito, davvero fighissimo tra l'altro, ragazzi, che ho trovato praticamente esplorando Old Yharnam. Ho scoperto una nuova zona in cui ho trovato appunto un cadavere con queste nuove vesti. Comunque ragazzi, oggi si va avanti. Eh già, e ho un po' di paura. Comunque, adesso dobbiamo prendere questa lapide qua, dimora della strega. Bene, andiamo ragazzi. E non ho neanche cure. Ed eccoci arrivati. Allora ragazzi, si va avanti per di qua. Io veramente non più, cioè non vi dico quanta paura ho, ragazzi, perché non ci credete. Comunque accendiamo la lanternina, ok, e apriamo la porta. Buongiorno a lei. Allora, c'è un cacciatore sbudellato praticamente, probabilmente dalle streghe, cos'ha? Attrezzo dell'officina per rune. Ah, ecco ragazzi, finalmente l'ho trovato. Praticamente dovrebbe essere l'oggetto che ci permette di potenziarci con le rune. Ottimo, ottimo davvero, raga, finalmente. Comunque, qua dentro, raga, non sembra esserci più nulla, cioè. Tutto il cadavere, ma strade proprio zero. Dove devo andare, raga, adesso io? No, per sapere, eh. Ok, ragazzi, sono ritornato a Cathedral World perché ho chiesto informazioni a Morx perché non sapevo dove andare. E mi ha detto che si va avanti tornando indietro. Mi ha detto che ci dovrebbe essere un arco dove io devo andare avanti. Mi sa quello? Chissà perché c'è quello là piegato proprio lì. Così. Salve. Mamma. Ok. Frammento di sangue, perfetto. Vabbè, raga, io entro, poi quello che succede, succede. Che cazzo è quella? Sei brutta! Sì, ma stai calmo, te, ovviamente, come sempre, di stare calmo. Ma quanto sei brutta? Ah! Stai calmo, Mi curo! Raga, cattivissima sta qua! Prendetemi il culo, madonna. Allora, ma questa è la zona dove sono morto 50.004 miliardi di volte, l'altra volta. Gioco di parole incredibile. Penso si deve andare di qua. Spero. Chi è? Alfred! Grande! Aspetta. Gemma nel sangue della tempra 2. E qua cosa c'è? Antidoto. Ok. Che tra l'altro, ragazzi, l'antidoto devo rimettermelo perché li ho finiti l'altra volta, quindi. Ok. Ciao Alfred! Oh, sono felice di vederti in salute. Bene, pensiamo a qualcosa di cui discutere. Devi solo Ok. dirmi cosa suscita il tuo interesse. Ragazzi, tu qua parla. Informazioni sui vile sangue corrotti. L'unica cosa nuova che possiamo chiedergli. C'è una cosa che voglio dirti. Sì? Una briciola di saggezza dell'eminente Mastro Lucarius. C'è stato uno Studioso studioso che ha che ha tradito i tradito i suoi suoi pari a pari. Bergenworth, portando con sé del sangue proibito al castello di Kanehurst. È là che si sono Ok. manifestati per la prima volta i vile sangue. I vile sangue sono orrende creature che Oddio. minacciano la purezza del sangue curativo della Chiesa. Il signore dei vile sangue è ancora in vita. Cosa sono E mossi vile così, per sangue? rispettare il volere del mio signore, Io io continuo continuo a a cercare cercare la via verso il il castello di castello. Kanehurst. Wow, ragazzi. Addio dunque. È stato un piacere. Anche Che il per buon me. sangue ti mostri la via. Anche a te, amico. È stato un piacere anche per me, veramente. No, regà, ma sono mulini a vento. Marcissimi tra là. No, vabbè. Ma dove stiamo andando di qua? Dicevo, secondo me il nostro obiettivo per ora è raggiungere quel castello che dice lui. Minchia, qua c'è un portone, raga, che manco. Non lo so, veramente. No, regà, speriamo che non ci sia un boss. Perché, veramente, se no piango tantissimo che non avete idea. Vai. La parola chiave. Temi il sangue antico. Non dici niente. Ok, la sapevamo la parola chiave. Buongiorno! Regà, ma quante trendy? Ma si può parlare? Non più in vita. No, allora chi cazzo ha parlato dietro il portone, regà? No, inquietantissimo! Vabbè, andiamo avanti.
Cioè, non so se avete capito che qualcuno ha parlato e c'era uno scheletro. No, vabbè. Cala chiocciola infinita, raga, veramente. Vediamo cosa c'è qua adesso. Ok, non sembra esserci nulla di che per ora. Andiamo di qua. Porca Eva. Raga, non vorrei dire cagate, ma mi sa che siamo di fronte alla foresta. Però prima di andare nella foresta, diamo un'occhiata qua intorno se c'è qualche oggetto che tante volte ci può essere utile. No, non c'è niente, ragazzi. Quindi si va verso boschi proibiti. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Guarda. C'è un oggetto là sotto. No, raga, guardate i mulini a vento quanto sono inquietanti. Tutte ste lapidi poi, mamma mia, ragazzi. Ok, si procede per di qua, ragazzi. Si procede per di qua. Madonna, raga, quanto è figa sta ambientazione. Sicuramente dovrò bestemmiare in Aramaico antico, perché l'ultima esperienza che ho avuto con un bosco è stata traumatica. Buongiorno anche a lei! Sono nemici di sotto, ragazzi. E anche qua, a quanto pare. No, sti qua li odio, raga. Se vuoi quelli che c'erano nelle foni a Yharnam. Quello è un fuciliere? No, perché se è un fuciliere io lo farei subito. Ovviamente. Ok, non era un fuciliere, ma è uno che. Wow! Lanciava veleno. Credo. No, raga, ma è potentissimo questo. Ok, usiamo le maniere forti. Bam! Bam! Ok. Fiala di sangue, buono ragazzi, buono. Qua c'è anche un oggetto, ciottolo. Va bene. Mi curo. Non ci sto già capendo, mi sto già perdendo, ragazzi, porco cane. Ma buongiorno anche a lei. No, raga, questo qua è il gigante, quello. Ecco, quello fortissimo, appunto. Porco cane, raga, come faccio adesso? No, raga, no. No, raga, questo qua è potentissimo, ragazzi. Questo qua è davvero potentissimo. Ok. No! E vabbè, vabbè, raga, vabbè. Vabbè, curati. Non è niente. Ancora. Oh! Sì, ma fammi curare, cazzo. Ok. Ma no, ma perché non gliela fatta? Ma cosa? Ma sei stupido! Bam! Ok, ora ha funzionato. Fiale di sangue, raga. Mamma mia, sembra una vista brutta. Perché nello scorso episodio io questi qua li ho fatti fuori con la lancia fucile. Col fucile lancia, vabbè, uguale. Che con gli affondi, ragazzi, si combattono molto bene. Però ho voluto provare a usare quest'arma qua, ragazzi. E il modo più semplice è usare la pistola e fargli quella mossa letale. Comunque, in questa grotta ci sono due lapidi con due cadaveri. Gemma del sangue capace 2. E conoscenza del folle che uso subito. Pam! No, raga, inquietantissimo sto posto comunque. Davvero inquietantissimo. E qua se non sbaglio. C'è un falò! Grande! Vai, accendiamolo subito. Perfetto, raga, perfetto. Però non mi convince perché c'è un falò se qua. Ah no, là c'è il nemico, ok, più avanti. E qua c'è una porta. Non si apre da questo lato. Va bene. Per di qua c'è un oggetto. Antidoto 3. Ottimo. Madonna quanto è alto, ragazzi. Madonna. Cioè, se precipitiamo qua andiamo giù nell'oblio più dell'oblio dell'oblio. Di qua si può andare? No, meglio non rischiare, ragazzi. Niente, raga, qua c'è il falò. Quindi tecnicamente dovrebbe essere la nuova zona al 100%. Questa qua. Ecco, lì c'è un tizio bruttissimo. Raga, non so se tornare al sogno del cacciatore e potenziarmi, visto che ho 19.000 anime. Oppure se andare avanti. No dai, non rischiamo, raga. Vado un attimo al sogno del cacciatore e ci vediamo qua tra poco che mi potenzio e torno. Ok ragazzi, eccomi qui. Ho comprato una marea di cose fighissime. Infatti, come ben vedete in alto a destra, ho 0 punti intuizione perché li ho spesi tutti. E ho solo 1960 echi del sangue perché mi sono potenziato. Inoltre, ragazzi, la mia Kirkhammer è ora a più 6. Una bestia. Ma ragazzi, procediamo a far vedere cosa ho acquistato. Oltre a due Molotov e a qualche fiaschetta, ragazzi, ho preso un nuovo vestito. Maschera di polvere d'osso. Raga, voglio subito provarla. Oh mio Dio, quanto sono figo! No, raga, sembra uno stregone, bellissimo. Ok, anche il torso, le mani e i piedi. Raga, davvero top. Ok, si va avanti, ragazzi, da questa parte.
Allora, salve. No. Ma do quelli che sparano, ragazzi, quante botte, veramente li odio. Dai, sparami, sparami ancora. Mamma mia, come ti ho schivato. Mi spiace. Bam. E ci muori da proprio tantissimo. Ok, raga, mi sono cambiato anche il torso, effettivamente. Così abbiamo praticamente la testa del polvere d'osso, il corpo del cacciatore annerito, i guanti polvere osso e stivali di cacciatore annerito. Ho fatto un mescuglio completo, ragazzi, perché è davvero... Cioè, così tra l'altro è fighissimo, guardate che bello. Ma chi è che mi lancia? Chi cazzo mi lancia qualcosa? Ah, ecco chi mi lancia. Infatti dicevo, mi curo. Aiuto. Ok. A fondo. Ok, ci muori. Ci muori. Fatti sotto, amichetto mio, che ti faccio il culo. No, però devi essere vicino, eh. Vabbè, non mi hai fatto arrabbiare. Boom. Ok. E tra l'altro qui... Madonna. Ok. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ok, ragazzi, adesso vado a far fuori quello stronzo, perché... Anzi, quelli stronzi, sono due. Wow. Pazzo di merda. Oh, è rotto il cazzo. Ok, ragazzi, ho fatto i secchi finalmente, erano fastidiosissimi. Qua c'è un altro nemico. Mi curo. Ok, qua tra l'altro ci sono un po' di oggetti, proiettili di mercurio, frammenti gemelli di pietra, va bene, fila di sangue, ottimo, proiettili di mercurio e basta. Sì, c'è un bel po' di oggetti. Allora, ragazzi, andiamo per di qua. Quanto è bella sta zona, guardate, raga, i fiori bellissimi. Allora, sembra di essere una fiaba qua dentro. Allora, qua c'è, vedi, note che il buon sangue ti mostri la via. Grazie. Ok, raga, non so se sto andando dalla parte giusta. Però sento un brutto ringhio. Brutto verso. Oh! Porca troia! Ma sei stronzo! Dove cazzo sono finito adesso qua io? No, raga, dove sono? Buongiorno a tutti, signori! Ok, ragazzi, vai. Si comincia a ballare. Merda! No, 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 no. No, 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 assolutamente no. Brutto bastardo. Raga, devo usare quel... Quanti sono? No, raga, ma questa è una trappola bella e buona, eh. Quella cosa che cado qua e ci sono mille nemici. È una trappola. Merda. Dove? Ma cos'è tutta sta roba che precipita? Ah! No, no, raga, no, 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 è una trappola. Ragazzi, porca... Madonna, che culo, non chiedetemi come ho fatto, non lo voglio sapere. Curati, curati immediatamente. C'è pochissima vita. Madonna, raga. Boom. No, ragazzo, ragazzo, troppi. No, 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 devo fugarmela qua, ragazzi. È una trappola incredibile, è una trappola. Aiuto. Bam. È una trappola, ragazzi, è una trappola incredibile. Quindi sta cacchio di spada che è più veloce. È una trappola, è una trappola. Madonna, raga, è una... Molotov. Ok. Allora, a te ti devo far secco così. Boom. Boom. Perfetto, ragazzi, questo è morto, che era quello un po' più forte. Cosa ha droppato? Due fiale, buono. Poi tu te ne devi andare... Vieni qua, infame. Vieni qua. Bam. Ragazzi, sono un po' di casette qua da esplorare. Però qua, ad esempio, sì, si posso entrare. E c'è un oggetto. C'è un oggetto. Pastiglia di sangue di belva. Che questa la venderò, perché non mi serve a nulla. Raga, un casino sta zona, veramente. Allora, di qua non credo. Raga, a me sto cancello non mi piace. Cioè, secondo me qua si va avanti. Buongiorno. Wow. Merda. Come usate? Mamma, ci morite tutte e due. Allora, qua c'è una scala che io prendo subito. Raga, sto facendo meno tagli in questo episodio, perché effettivamente è un casino. È un casino. Cioè, davvero un ca... Buongiorno tutte e due.
Ok. Wow, c'è un altro! Che cacchio ti avevo visto? Ok. E qua c'è anche un oggetto. Cappello della chiesa bianco, parte superiore abito della chiesa bianco, guanti da chirurgo lunghi, parte inferiore abito della chiesa... No, vabbè, bellissimo! Regà, ho trovato un nuovo set! Difesa fisica è bassissimo, però le altre cose, bene o male, si può anche fare. Vediamo la parte superiore, stessa cosa, sempre più scarso. Vabbè, raga, me lo tengo, poi magari più avanti, forse, se mi va, lo metterò. Dipende un po' dalle circostanze. Sicuramente, raga, se ero un mago, tipo di categoria mago, quelle cose là, potevo magari metterlo, Però non mi sembra il caso adesso. Che poi, tra l'altro, ragazzi, se notate, a destra ho messo anche le rune che mi potenziano un casino. Allora, là c'è un tizio, però come faccio a raggiungerlo? Cioè, devo andare di qua. Devo fare il giro praticamente, esatto. Salve! Ok. E qua c'è una leva. Cosa succederà se premo questa leva? Vediamo. Wow! Porca troia! E no allora. Apri. Devo esplorare. Cioè, sta zona è veramente immensa, ragazzi. È qualcosa di pazzesco, A livello di intricità, diciamo. Cioè, veramente intricato. Allora, qua si va avanti. Cos'è? Oddio. Ma cosa? No, dalle anime, ce ne avevo 27.000, Dio santo. Che palle, raga, che palle. Ma cos'era? Un cannone? Che cazzo era quella roba lì? Ok, ragazzi, ci sono, questo c'ha le mie anime di prima. Ne ho farmate altre, tra l'altro. Ah, 28.000, raga, siamo a 45.000, mi curo. Occhio, raga, perché qua sono veramente stronzi, C'è sto stronzo qua sopra, ragazzi, che mi rispara ancora, sto infame. Non è imparata una lezione, Muori. Allora, raga, abbiamo quasi 50.000 anime. Non ne ho mai avute così tante. Stiamo attenti a sto cannone di merda. Ma come faccio qua, raga? Devo correre, secondo me. Guarda. Ah, vai, corri. Ok. Vai, ragazzi, ce l'ho fatta. Sto bastardo, eccolo. Ok. Fatto fuori, ragazzi. Bam, 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 bam. Perfetto, ragazzi, perfetto. Si può usare? Ma veramente? Che figo. Ok, raga, ora che il cannone è fuori uso, vediamo di esplorare bene sto posto. Stavano dormendo, li ho disturbati. Li ho disturbati. Calmia. Ok, e ci morite. Qua c'è qualcosa? C'è proprio nulla qua, ragazzi. Ok, vediamo qua, c'è un oggetto. Salve. Stai calmo, Bam! 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 Morto. Ok, cosa mi ha droppato? Di bello. Fiala di sangue. E qua c'è anche un oggetto, ragazzi. Pasti di sangue di belva. Ok, raga, qua c'è uno che spara. Muorici. Brutto infame. Ragazzi, abbiamo 51.000 anime, 326. Cioè, ne abbiamo un bordello, raga. Io ho paura di morire, perché se le perdo sono veramente cacchi. Qua c'è un oggetto. Frammenti gemelli di pietra di sangue 1. Ok. Là c'è anche un altro oggetto. Però come faccio ad andare là in fondo? Ok, raga, è ora di entrare qua dentro. Madonna, quanto è tetro qua dentro. Raga, io ho spento la lanterna e qua uso la torcia, perché raga è buissimissimissimo. Là c'è anche un altro oggetto. E c'è anche un nemico. Bam, bam. Oh, ma questo è uno nuovo. Che cazzo è? Oddio, raga, ma sto qua è Medusa. No, aspetta. No, aspetta, fermo tutto. Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. Ma quanto è so schifo. Ok. Così li faccio male. No, ragazzo, qua mi avvelena, curati. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Bam! Ci muori. Ah no, non è vero, è ancora vivo. Raga, quanto mi toglie. Bam!
Merda. Raga, ma è cattivissimo. No, no, raga, sto qua potevo... No, no. Aspetta. Scusi, scusi un attimo, non è per cattiveria, ma uso questa. Quanto resistente. Mamma mia, raga. Due fiale di sangue. Mi curo. Allora, qua c'è un oggetto. Conoscenza del folle che uso immediatamente. Pam. Allora, raga, qua ci sono due vie. O di qua o di là. Ah no, qua si torna. Dove si torna qua? No, 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 raga, c'è un altro serpentone qua. C'è un altro serpentone. No! Minchia, raga, che mi fa paura questo qua. È Medusa. E lei. Oh, oh. No, raga, no, raga, no, raga. Sono morto le anime. Ne avevo 52.000, Cristoforo Colombo. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Eccole qui. Ah, raga, 72.092 anime. Mamma mia. Ok, un po' già le ho tolto. Adesso. Ma raga, è potente. È davvero potentissimo. Merda. Curati, curati. Allora. Muorici, stronzo. Ok. Ok. Ok, fatto fuori, raga. Mi curo. Qua si può salire. Sembra una miniera questa, ragazzi. Aspetta. Questo mi sa che è l'ascensore. E mi sa tanto di sì, ragazzi. No, invece no, questo qua porta su. Oh mio Dio, dove sto andando? Eh no, sì, è questo? No. No, non è questo. Dove sono finito qua? Antidoto. E qua c'è una porta. Wow! Porca puttana, ma sei scemo? Ma sei bruttissimo? Sì, ma stai calmo però, eh. Allora, brutto corvo di merda. Muori. Dove sono qua, raga? Ah, mi sono ricollegato al falò. Top! Raga, meno male perché ho 73.655 anime e minimamente se ci muoio ancora... Non so cosa faccio. Merda. Ma muori, va. Allora, raga, prima di utilizzare ancora il falò, fatemi vedere se in stanza c'è qualcos'altro. Infatti... Ma buongiorno! Ma le hanno messo una pentola in testa per capire. Ma raga, ma sto qua è proprio... è un lord. Parliamoci, vediamo cosa dice. Ah, un volto nuovo. Chi sei? E a quanto pare un cacciatore esperto. Sono Volter, il maestro della Lega. I membri della Lega ripuliscono le strade dalla sporcizia che si accumula durante la caccia. Come dovrebbe fare ogni cacciatore che si rispetti, vero? Uccidi questi mostri con l'aiuto degli altri membri della Lega. Che ne pensi? Vuoi entrare nella Lega? Entra nella Lega o rifiuta? Nella Lega. Ma entriamoci, dai. Bene. Hai risposto come un vero cacciatore. La nostra runa di Karil, simbolo della Lega. Affidala al tuo cuore. Ok, ragazzi, ci ha dato una runa. Impurità. Le notti sono piene di feccia corrotta. E per base dal loro fetore nauseabondo. Bello il doppiatore, raga, è bravissimo, l'ho già sentito. Per dare la caccia e uccidere tutti i mostri che desideri. Sì, sono pronto. Insieme ai tuoi compagni, agli altri membri della Lega. Sì, ma stai calmo. Ragazzi, io me ne torno al sogno del cacciatore perché ho da potenziare un bordello. Allora, vediamo quanti livelli possiamo fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ragazzi, 6 livelli. Madonna. Allora, io direi di fare arcano, perché ancora non l'abbiamo fatto. Tinta del sangue, resistenza e tutto il resto, ragazzi, vitalità. Andiamo a livello 47.
Vai. In più, ragazzi, vado in stoltare perché qua si mettono le rune. E io ho quella runa lì, è impurità, che posso mettere. Ah, l'ho già messa. Runa, impurità, simbolo del giuramento della Lega. Perfetto. Ok, ragazzi, eccomi tornato. Come ben vedete, ragazzi, ho acquistato il fucile Ludwig. Guardate quanto è possente. Mamma mia. Ragazzi, io sto andando avanti, ma non so minimamente. Ma tu sei scemo! Oh, ma sei matto! Ma cos'è quel co... Raga, ma no, ma che cazzo è? Sì, ma quanto raggio c'ha il suo attacco? No, raga, ma siamo matti! Ok. Corri! Ok, sono dietro l'albero. Ok. Bam! Morto! Perfetto, qua c'è il figlio. Che faccio fuori... Subito! One shottato! Cos'è? Merda! Ma dove? Dove? Dove sono? Dove sono? Dove sono andato? Ma che cazzo è? Ah! 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 Oddio! Oddio! Ma che cos'è? Madonna, raga, mi sono preso un infarto, pensavo di morire! Raga, ho appena avuto un culo che veramente... Minchia, ma è pieno di... È pieno di serpenti giganti qua, raga, è pieno. Allora, con calma. Oi! Salve. Un oggetto qua. Ehi! Ok. Ok, raga, forse ho trovato la strada. Forse. E ripeto, forse. Qua c'è un altro... No, di quei cosi lì. No, ti prego. Che palle questi serpenti. Raga, li sto odiando. Li sto veramente odiando, questi serpenti qua. Via. Ok. Prendi... Metamorfosi oraria, raga, un'altra runa. Raga, io spero che questa sia la strada giusta, perché non sto capendo minimamente dove sto andando. Vedi spettro. Com'è morto questo? Tra l'altro, ragazzi, off camera, ho trovato anche questo vestito, maschera da guardiano della tomba, e anche il torso, le mani e i piedi. Però, raga, effettivamente non è che sia tutto sto granché. E la madonna. No, qua c'è... No, qua c'è il boss. Ragazzi, qua c'è il boss. Ho un punto intuizione. Chiamo Morx. Ho evocato Morx. Facciamo il culo al boss, ragazzi. Anche se non so minimamente quello che è. Perché non me la... Morx non mi ha voluto spoilerare nulla. Oddio. Ragazzi, ho tre, raga. Oddio. Ombra di Yharnam. Oh Gesù santo. Tu usi quella corta o quella lunga? O la pesante? Cosa vuol dire? Usi la spadona o usi... Io uso la spadona perché mi trovo bene. Ah, ok, perfetto. Boom! Cos'è? Eccola là, i serpenti, io lo sapevo. Che usavano i serpenti, sti infami. Oh! Madonna mia! Maronne! Occhio, bastardo schifoso. Vieni qua. Bam! Ti piace? Ti piace? No, cosa sta facendo? Ha infuocato l'arma, sto qua. Dai, fai, uccidilo. Boom. Dai, fatti sotto. No. Maledetto. Ragazzi, è un duello incredibile. No, non l'ho preso, dai. Io ne ho uccisi due. Ma tu c'hai più danno, io... Bam! Ma con questo qua usiamo la stessa tecnica. Io lo distraggo, tu lo distrai. La stessa tecnica che abbiamo usato nei dungeon, ragazzi, perché ieri sera abbiamo fatto i dungeon. Ok, ma come fai a fargli tutto quel danno? Mamma mia! Incredibile, ragazzi. Madonna. Io ho provato lo spadone, ragazzi, ma proprio non riesco a usarlo. Trofeo guadagnato, bomba di Yharnam. Ragazzi... Ringrazio come sempre il mio bro per avermi aiutato a fare questa grande fatica. Grazie mille. Addio. Meno male che Morx c'è. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Qua c'è il nuovo falò che accendiamo subito. Pam. Mamma mia, tanta roba, ragazzi. Guardate sto posto. Cioè, sta arena era bellissima, raga. Veramente bellissima. Mamma mia. Ragazzi, per di là si va avanti, ma lo faremo ovviamente nel prossimo episodio. Abbiamo 58.827 anime. Quindi, ragazzi, torniamo finalmente alla pace, al sogno del cacciatore. E potenziamoci.
Ed eccomi qui. Allora ragazzi, vediamo quanti livelli. 1, 2, 3, 4. 4 livelli ragazzi. Quindi io mi aumenterei stavolta la forza, la resistenza e 2 di vitalità. Ragazzi, andiamo a livello 51. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Mamma mia che faticaccia. Maledetto bosco, potesse venirti la cagarella domani.